La seduta aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 22 giugno 2015. Presidenza Luigi Di Maio, Giachetti. La seduta comincia alle 14 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 15 giugno 2015. Il Presidente dà conto delle missioni e passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 925C, nella quale intervengono il relatore Verini, nonché i deputati Giuliani, Palese, Buttiglione e Daniele Farina. Chiusa la discussione, il Presidente prende atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali delle mozioni Lorefice numero 898, Scotto 888 e Attaguile 915, concernenti la permanenza in carica del sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione, nella quale intervengono i deputati Lorefice, Palazzotto, Miccoli e Tancredi. Chiusa la discussione, il Presidente prende atto che il rappresentante del Governo si riserva a intervenire nel proseguo del dibattito che è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali delle mozioni Rampelli numero 591, Brunetta numero 901, Grande numero 913, Ricciatti numero 914, Bechis numero 916 e Librandi numero 917, concernenti iniziative volte alla revoca delle sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa e al raggiungimento di una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina, nella quale intervengono i deputati Gianmanco, Piras e Alli. Chiusa la discussione, il Presidente prende atto che il rappresentante del Governo si riserva a intervenire nel proseguo del dibattito che è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del testo unificato e ai documenti recanti l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morti e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici, dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e dalla dispersione nell'ambiente di monoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Intervengo il Presidente della Quarta Commissione, Vito, nonché i deputati Fusilli, Lorefice, Buttiglione, Piras e Palese. Chiusa la discussione, il Presidente prende atto che il Presidente della Quarta Commissione e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta. La seduta termina alle 17.10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 23 giugno 2015 con inizio alle 9.30. Grazie, se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Bellanova, Benamati, Berlinghieri, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele, Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Costa, D'Alia, D'Ambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Di Lello, Fautilli, Fava, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gagnarli, Galgano, Gallinella, Garofalo, Giacomelli, Gianmanco, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, Kronblickler, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Migliore, Monaco, Orlando, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Sarampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Sberna,